Vado dall'onorevole Brescia, eccolo lì collegato. Che mi dice, onorevole, lei che è andato lì e si è occupato della situazione? Onorevole Brescia del Movimento 5 Stelle, prego. 5 Stelle, sì, buonasera, io sono vicepresidente di quella commissione di cui parlava Giordano e alla fine devo dargli ragione, perché effettivamente la commissione, facendo sempre delle visite annunciate, difficilmente riusciva ad andare a vedere la verità. Che visite fa annunciate? Sì, purtroppo sì. E quindi infatti noi inizialmente andavamo a fare le visite, trovavamo il tappeto rosso lì, tutto pulito, tutto. Quindi alla fine io dopo poco tempo ho deciso di cominciare a fare delle ispezioni a sorpresa per conto mio. E ho cominciato a vedere la realtà dei fatti. Cioè infatti, cosa? Racconti un po'. Beh, noi siamo andati lì, abbiamo trovato un operatore spaesato che è entrato nel panico perché ovviamente non si aspettava di vederci e ha cominciato a chiamare il coordinatore per sapere se poteva farci entrare. Io nel frattempo gli ho citato la legge che consente ai parlamentari di accedere nei centri e siamo entrati comunque, abbiamo cominciato ad ispezionare gli spazi, abbiamo visto che era tutto sporco, pavimenti che venivano puliti da settimane, una cucina assolutamente trasandata, sporca, con un sacco di rifiuti. Nelle stanze c'erano i migranti che poltrivano lì, che non avevano nulla da fare. Fuori c'erano degli spazi pericolanti, quindi manutenzione ordinaria che non veniva fatta, addirittura dei materiali pericolosi esposti in Eternit, un cane tenuto in condizioni obbrobriose. E noi abbiamo cominciato a fare ovviamente tutte le denunce alle varie autorità competenti a tutti i livelli e sicuramente faremo, lo stiamo per depositare, un esposto, perché vogliamo che la procura si occupi di questo caso. È assurdo che chi si prende questi appalti, a chi viene dato, viene concesso l'opportunità di partecipare a questi bandi di gara, non avendo la formazione adeguata per poterlo fare, offre dei servizi così scadenti, perché qua si sta parlando di milioni di euro che vanno a finire nelle tasche del signor Mugnaini e della sua cooperativa. Noi abbiamo potuto visionare soltanto la convenzione che riguardava una quindicina di centri, se non sbaglio, e lì c'era una cifra di 8 milioni di euro. Il business dell'immigrazione in Italia è questo qui, ve lo faccio vedere. Stiamo parlando di 2 miliardi e 8 solo per l'accoglienza, su un totale di 4 miliardi e 2 spesi ogni anno per tutto il sistema dell'immigrazione. In questi 2 miliardi e 8 si sono infilati tutti gli approfittatori che speculano sulla vita dei migranti, non offrono servizi e tra l'altro vengono anche... Ricordiamo che si occupava di derattizzazione. Assolutamente, la cosa strana, il paradosso è che noi quando siamo andati in ufficio dal signor Mugnaini a verificare tutte quelle che erano le cose che dovevano essere fatte secondo la convenzione, una delle voci inevase era proprio quella, la derattizzazione degli spazi, cioè loro che nascono come impresa di pulizia e derattizzazione non la facevano neanche nello spazio che gestivano, nella propria struttura. Ecco, grazie, Carabue, però che... Okay.